Aumenta dell'8% circa la Tari a Teramo, un aumento secondo lei giustificato? Ma è una scelta che ha fatto questa amministrazione, la scelta di riversare direttamente sulle famiglie questo aumento, quindi diciamo le famiglie, le utenze domestiche avranno un aumento, insomma io ho calcolato intorno ai 20 euro medi. Altri comuni hanno fatto delle scelte diverse e hanno scelto per esempio di utilizzare l'avanzo di gestione che noi potremmo applicare anche in questo campo e non mettere le mani in tasca ai cittadini. Dovranno mandare le cartelle esattoriali perché queste vanno pagate entro settembre, oppure si può anche dilazionare per chi lo vuole fare in più mesi, quindi ancora meno tempo alle famiglie che nemmeno si aspettano questa cosa che gli arriverà tra capo e collo. Beh, in un momento in cui, per esempio, io parlavo del comune di Roseto, in cui si sono contenute le spese, in cui ci sono delle categorie agevolate per quanto riguarda la Tari, a Teramo leggiamo un PEF in cui c'è appunto questo aumento. Io ho fatto un po' la cronistoria in consiglio comunale su come si è arrivati all'acquisizione delle quote pubbliche della Team e devo dire che il curatore fallimentare di Venezia aveva proposto al sindaco, ormai si parla di molti anni fa, si parla del 2020, l'acquisizione delle quote private per 900.000 euro. Lui rifiutò e infine il sindaco, che ha indugiato 3 anni, le ha acquisite a 2,5 milioni. Secondo lei ci potrebbe essere un collegamento insomma tra quell'esborso maggiore e l'aumento quindi poi dei costi racchiusi nel PEF che portano oggi anche ad un aumento della tariffa? Io me lo chiedo, mi chiedo questo perché sicuramente quel 1,1 milioni che poi è diventato in fin dei conti 1,5 milioni in più che abbiamo pagato in qualche modo dovrà essere recuperato dalle casse comunali.